Un saluto alla Valdondina di Pescara, dall'agricoltura. Gli agricoltori non vogliono che sia l'ultima spiaggia per il loro lavoro e i loro prodotti contro le scelte ritenute nefaste dell'Europa. E non sarà un caso che oggi 60 trattori abbiano sfilato in corteo proprio a due passi dal mare, lungo la riviera di Pescara, partendo dalla zona ex COFA, dove sostano ormai da alcuni giorni per chiedere la difesa dei prodotti made in Italy, la diminuzione dei costi del gasolio, pena la chiusura di diverse imprese agricole, no a grilli e insetti a tutela degli stessi consumatori. Ieri hanno ribadito le loro richieste al ministro Lollobrigida in visita in Abruzzo, come alla politica locale. Insomma, non demorderanno, dicono i manifestanti, cui 300 trattori hanno attirato l'attenzione proprio a due passi dal Ponte del Mare. Il corteo dei 60 trattori è partito da Pescara per arrivare a Montesilvano e non pochi cittadini lungo la riviera dal loro manforte. Sono preoccupati per il proprio futuro e quello dei propri figli, visto che l'Europa sta attaccando l'agricoltura a favore delle multinazionali e decide per la nostra alimentazione e come dobbiamo vivere. Carlo D'Onofrio del comitato organizzatore. Già da stasera andremo via da questa area, ma vediamo un po' nei prossimi giorni che cosa le nostre richieste fatte e come verranno accolte. Quali sono i prossimi passi che farete appunto? I prossimi passi saranno che abbiamo chiesto delle risposte immediate sia al presidente Marsilio sia al sottosegretario Luigi D'Eramo, ma soprattutto ieri sera al ministro Lollobrigida, dove abbiamo avuto un incontro ad Avezzano. Abbiamo stilato dei punti nostri richiesti e aspettiamo delle risposte nell'immediatezza. Tra l'altro ieri nel corteo non solo gli agricoltori, i produttori, ma anche gli studenti, i bambini, insomma l'intera cittadinanza, perché voi dite è una protesta non solo nostra ma anche per i consumatori. Certamente, perché il consumatore deve essere il primo a preoccuparsi di non avere sulle tavole prodotti genuini o perlomeno prodotti un attimino che vanno, che sono, andranno ad essere integrati con farine di insetti o bistecche in laboratorio o formaggi in laboratorio. Noi siamo preoccupati per le nostre aziende, per il nostro reddito e per le nostre, per il nostro business, naturalmente produttivo, ma il consumatore è quello che deve essere tutelato dal bimbo, naturalmente, alla persona più anziana. L'Europa, dicono i manifestanti, deve capire che bisognerebbe ampliare gli indennizi non solo per il settore vitivinicolo a causa della peronospora, ma per tutto il mondo agricolo. Tutta l'agricoltura, perché cambiamenti climatici, attacco dell'Europa, attacco delle multinazionali. Noi siamo a tutela dei nostri territori. Con tutti questi attacchi naturalmente non riusciamo più a tutelare il territorio, che il territorio è a garanzia dello Stato, a garanzia della nostra nazione, a garanzia delle famiglie.